Buonasera, innanzitutto, relativamente alla partita, innanzitutto voglio fare complimenti ad Avellino che ha fatto una partita di ottimo livello. Noi siamo stati bravi a sporcare un po' i loro attacchi, a fare in modo che si inceppassero. Siamo stati bravi dopo un primo quarto dove non abbiamo avuto la giusta energia, abbiamo costruito molti tiri aperti, siamo stati bravi a tornare dentro la partita. Poi dopo la partita si è segnata, quando sotto di un punto abbiamo fatto una gran difesa, poi non abbiamo preso rimbalzo offensivo e ha segnato Marchis da 3 punti davanti alla panchina, il più 4, e l'energia nostra è andata a scemare e loro hanno controllato la partita. Per cui alla fine direi che questo è il succo della partita di questa sera, per cui complimenti a loro e tiriamo avanti. Domande? Sì. Siete stati, insomma, più o meno tutto il secondo tempo a fare l'elastico, non siete mai riusciti a dare la spallata. Però le cifre dicono che, insomma, sin dal primo quarto la valutazione di squadra è stata sempre nettamente a loro favore. Significa che sono state tante piccole cose che non avete fatto ancora volte. Ma secondo me i primi 10 minuti sono stati quelli che non abbiamo giocato con l'intensità che dovevamo avere. E devo dire che lì Avellino sta bravo perché ha preso fiducia, ha allargato il campo, ha avuto buone percentuali. Poi dopo siamo entrati dentro facendo uomo, zona, raddoppio, tutto quello che potevamo fare. E non ti so dire onestamente se il discorso della valutazione possa essere reale o non reale. Quello che vedo onestamente è che siamo arrivati a un punto, in una situazione in cui l'inerzia poteva girare se avessimo preso magari il famoso più uno che ci è mancato in quel caso lì. Vieni fuori da una buona difesa, rimbalzo offensivo, prendo la palla loro e fa canestro Marchis allo scadere 24 e poi dopo diventa difficile. Penso che giocare contro questo Avellino sia difficile, sia complicato. È chiaro che devi essere bravo a curare quelli che sono i dettagli, quelli che sono i particolari, però no, non ho niente di particolare della squadra, perché comunque tolti i primi 10 minuti per il resto abbiamo giocato vero e poi la pallacanestro è questa, per cui se da una roba del genere vieni fuori con un parziale pesante è normale anche che perdi. I vostri obiettivi adesso Non ho capito. I minuti di Belle e di Lawale. Ah, scelta tecnica, secondo me non erano molto dentro la partita, non avevano il ritmo giusto, per cui sono andato con degli altri. I vostri obiettivi adesso sono la Champion, il campionato, già Avellino a 6 punti, il punto più complesso. Ma il nostro obiettivo è andare avanti con i 3 impegni alla settimana che abbiamo praticamente da sempre. Adesso dobbiamo ricaricare le pile, dobbiamo andare a giocare gara 1 a Monaco, che è molto importante. E ne viviamo una alla volta. È evidente che ci piacerebbe raggiungere il sogno delle Final Four di Champions, è una cosa che ci piacerebbe molto. Giochiamo contro una squadra molto forte, però voglio dire, faremo di tutto per poter fare il nostro meglio contro Monaco, senza tralasciare il discorso del campionato, dove è normale ed è scontato che vogliamo arrivare nella miglior posizione possibile. È difficile avere energia in entrambe le competizioni, ma dobbiamo farlo, facciamo all'inizio dell'anno, per cui è il bello di poter giocare altre volte la settimana. Quindi adesso si cancella tutto, si resetta tutto, sia le vittorie che le sconfitte vanno messe da parte. Bisogna pensare a Monaco, però obiettivi nel immediato non abbiamo, sono quello di andare avanti in Champions e Final Four e cercare di avere la griglia migliore possibile da qui al fine della stagione. Coach, sperava che Logan non rompesse il ghiaccio in maniera definitiva proprio stasera, magari? Ma sì, ha fatto una buona partita, però voglio dire, sappiamo quello che è il suo valore, ma devo dire che questa sera quello che ha secondo me deciso tutto è sto Marchis. Secondo me Marchis questa sera è stato incredibile. Ha fatto una partita di intelligenza straordinaria, ha fatto giocare tutti, ha messo in ritmo tutti, ha preso rimbalzi, ha messo i canestri importanti, ha sistemato la squadra contro la zona, per cui bravo sicuramente Logan, però Marchese ha fatto la differenza. Abbiamo assistito anche a una bella partita sotto canestro, sì. Sono andate di santa ragione in Italia. Sì, sì. Beh sì, alla fine Fesenco e Lideca sono i giocatori che anche in Coppa Italia si erano affrontati in questa maniera, anche nel giorno d'andata. Devo dire che alla fine sono dei giocatori che giocano vero, che giocano sempre al 100%, sono due ottimi giocatori, sono anche amici, credo, per cui alla fine tutto finisce dentro il campo di gioco dove utilizzano i chili che hanno, ed è una bella sfida vedere due pivot così, è una bella sfida, onestamente è stata bella da vivere. Possiamo liberare il coach? Buonasera. Grazie. Beh, io credo che ci siano parecchi spunti positivi da questa partita, chiaramente in primis i 2 punti per un campionato così importante dove distacchiamo Sassari con un 2-0 a favore per noi,
E poi, parlando un po' della partita, credo che ci sia intanto da sottolineare una ripresa, una prova difensiva molto, molto efficace, e, tranne qualche uno contro uno lasciato soprattutto nel secondo quarto, abbiamo messo il corpo su ogni cosa, abbiamo sfruttato l'energia di tutti i nostri esterni e dei nostri lunghi. Quindi una presa di coscienza che riparte tutto dalla nostra difesa, e tenere 65 punti Sassari credo che sia veramente un bel segnale. Poi la ripresa di Marco, che quando giovedì è tornato dalla visita mi hanno detto fa qualche allenamento, si muove un po', poi lo rimettiamo dentro con Brindisi. Io sinceramente ho preso il ragazzo e ho detto, dopo i due allenamenti è fatto su e giù, anche 20 secondi, un minuto, però almeno tocca il campo e si toglie lo svezzamento per poi giocare una partita reale. Credo che mentalmente sia una cosa molto importante per un giocatore, visto che la mano non era più un problema, era solo un problema di condizione e di adattamento al gioco. Giocare qualche minuto credo che poteva giovare sia per noi, ma soprattutto per il suo stato mentale. E poi ecco la divisione dei punti, dei ribaltamenti fatti in attacco contro la zona, dell'uso del post alto, dell'attaccarsi nei momenti importanti a una grande difesa utilizzando l'energia di Ovashuan, insomma tanti lati positivi. Mi spiace solo che nel secondo quarto c'è la cosa che più mi fastidisce, che nel momento in cui facciamo due o tre errori offensivi siamo un po' troppo soft in difesa, invece deve essere l'esatto contrario, partire per la difesa per avere poi un attacco buono, e se l'attacco non è buono difendere ancora più forte. Invece quello che ci è successo nel secondo quarto credo che sia stato abbastanza evidente, qualche frustrazione offensiva ha portato un po' più di leggerezza difensiva. È anche vero che nel secondo quarto, che è quello più incriminato, da un 6 su 7 da 3 siamo passati a un 0 su 7, questo sicuramente per qualche tiro magari non preso bene, però è anche un po' la pallacanestro. Però sono molto contento perché in un momento di emergenza che stiamo cercando di passare stiamo andando sempre di più a una solidità che è la nostra, che ci ha portato a un certo tipo di risultati fatto fino adesso, e mi rende veramente particolarmente felice. Madre? A posto? E già, vabbè, cominciamo da Ragland, così ce lo vediamo davanti. Come sta? Sono stato di forma? Che problema c'è? Beh, il problema è quello sempre della spalla. Lui ha in questa, la cuffia dei rotatori ha messo abbastanza a posto tutto, però è rimasta una cicatrice che tocca quando soprattutto lui alza il braccio e gli fa dolore, gli infiamma un po' la spalla, quindi adesso piuttosto che trascinarlo abbiamo deciso di farlo lavorare esclusivamente col preparatore, fino a che lui non ritorna al 100%. Quello che ho detto al ragazzo è che non si deve sentire assolutamente in colpa. Se noi siamo dove siamo, gran parte del merito è anche suo, perché ci ha trascinato fino adesso, ed è un po' di partite che lui, secondo me, per il grande cuore che ha, per la generosità del ragazzo che ha, che è uno che non vuole perderebbe neanche nessun tipo di partita, non si è mai tirato indietro anche sopra il dolore. Però dobbiamo arrivare ai playoff con Ragland che sia al 100% e non con Ragland sia neanche al 99%, deve essere al 100%. Lui è stato, c'è un po' illuso, devo dire la verità, perché se voi vi ricordate l'infortunio su quel blocco in Coppa, la domenica dopo c'era Milano e lui nella peggiore condizione possibile ha fatto una partita
buona, quindi abbiamo ascoltato quello che ci hanno detto gli specialisti, cioè di andare sopra il dolore, di continuare a farlo giocare, perché tanto è una cosa che si risolveva solamente col tempo. E quindi quella partita è l'uso lui, è l'uso noi, e invece poveretto lui piano piano ha accusato notevolmente questo dolore, e adesso ci siamo un po', abbiamo tirato una linea dicendo ok, mancano 8 partite, da oggi 7 ne mancano, insomma ne utilizzeremo 1, 2, 3, quello che serve fino a che lui non sta realmente al 100%. Adesso la palla passa esclusivamente ai dottori e al preparatore, e chiaramente alla sua voglia di tenersi in forma. La squadra, abbiamo un giocatore in più e credo che questo sia una buonissima cosa. Ecco, io ho ringraziato dopo la partita vinta a Reggio Emilia, ho ringraziato la professionalità di Obashman, perché si è fatto trovare pronto senza mai fare neanche un alzare mano sopracciglio, stando fuori in tribuna, e anche oggi credo che si sia fatto trovare pronto nel momento in cui l'abbiamo usato, soprattutto verso la fine. Volevo aumentare l'intensità difensiva, volevo aumentare la fisicità dell'ultimo quarto, e credo che lui, alternandosi su Stipcevic e su Lesi, ci abbia dato una grossa mano. Solo per onore di cronaca, solamente ieri si è allenato Levi Randolph per questa febbre con delle placche in gola, e diciamo che verso la fine quel cambio che c'è stato quando io l'ho tirato giù era richiesto da lui, perché ce la faceva più. L'idea di dargli 1, 2, 3 minuti, e invece poi la squadra andava bene così e l'ho lasciata andare fino in fondo. Senti Pino, la notizia del giorno è che Avellino è tornata, ed è tornata alla grande, soprattutto lo dicevi anche tu in difesa, perché costringere Sassari, disarmare praticamente Sassari nel tiro da 3, 23%, questa è una notizia clamorosa. Sì, hai perfettamente ragione. Io quello che ho detto più volte alla squadra in questo periodo, che quando le cose magari non vanno come speri e come pensi che vadano, ti devi aggrappare alle cose che sai fare bene, che era la difesa. Oggi siamo stati molto attenti a non concedere il tiro a 3 punti, anche se bisogna fare i complimenti pubblici a Stipcevic, che ha tirato fuori 4-5 canestri di cui era veramente difficile marcarlo. Quindi questa grande solidità difensiva è nel passarsi la palla, e quindi l'errore che abbiamo fatto in Coppa Italia, quando loro hanno alternato queste zone miste, è stato nel voler fare un passaggio e andare a concludere. Invece qui volevamo sempre trovare un tiro dopo un ribaltamento, dopo averla fatto toccare in post alto. Poi ho preso a caldo, insomma, io abbiamo servito Fesenko 1000 volte, non ha preso tante di quelle botte, però non lo so, magari è una mia preso dall'euforia della partita, però insomma si è fatto trovare anche lui. È tornata questo discorso difensivo, e sapete che a me mi è molto a cuore, è ritornato anche Cousin, che ci dà un equilibrio, una stabilità, dove nei 40 minuti io non devo fare degli esperimenti, ma devo cominciare ad avere un po' la mia solidità, il nostro pensiero di gioco e anche i nostri principi, soprattutto difensivi. È tornato anche Green, si è forse spaccato lui la partita, insieme a Loga. Sì, sicuramente, però io credo che Marquise, quando viene dato un po', gli viene dato un po' lo scettro, un po' la responsabilità, insomma si è fatto trovare quasi sempre pronto. L'ha già fatto a Reggio Emilia, pur magari con qualche errore di troppo, oggi ha fatto un ulteriore passo in avanti. Di questo 41 sono... minuti una partita, 31 volte. Sì, sicuramente. C'è anche da dire che adesso giocare una volta a settimana è un po' più facile, perché non è una volta ogni 3 giorni, e c'è da dire che ecco, l'unica cosa un po' che non era programmata era quella, lui ha preso questo taglio sopra l'occhio, quindi David è entrato subito a caldo giocando da playmaker, e insomma è entrato subito in partita. Ecco, poi ha certamente dato tanto che anche lui ha chiesto cambio, che non ce la faceva più dopo 4 minuti, Marquise ha avuto il tempo di ritrovare tutto, e quindi è andato bene. Coach, un po' l'hai anticipato, però volevo chiedere, sul Fesenko, cioè, diciamo, si sono scatenati un po' tutti,
pure gli arbitri non hanno, penso, mai fischiato un fallo a favore. Cioè, com'è possibile questa... Oh, non so, non ho rivisto la partita, non fammi prendere una squalifica, esco a mia vita una volta, sono già stato deferito, lasciami perdere, fai le domande le facciamo a Maria o a, ai tifosi. No, vabbè, lui, io credo che la squadra è stato bravo a trovare. Io credo che lui sia da un po' di partite, da un bel po' che sta crescendo continuamente di forma, e nel momento in cui riusciremo ancora a dare ancora un po' più di minuti a Marco, la sua qualità sarà ancora più alta.